il disposto dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. Accerto che il signor candidato Roberto Colombo ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 2197 voti validi. Quindi, alle ore 16:20 del 12 giugno 2017, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Canegrafe il signor Roberto Colombo. Grazie a tutti. La seconda volta è forse meno emozionante della prima, ma è comunque, come dire, ti lascia sempre tanta gioia dentro di te. Ci sono stati pochi votanti. Questo dispiace, dispiace perché ieri mia mamma non ha potuto votare perché non è stata bene, è morta all'ospedale ed era disperata perché è la prima volta dal 48 credo che lei non vota. Perché c'è una generazione che il voto ce l'ha nel sangue, che sa che il voto è stato conquistato con la lotta di liberazione, che sa che è un esercizio di libertà e non fare un esercizio di libertà è davvero una cosa molto grave sul quale dobbiamo interrogarci. Certo, probabilmente la gente non va a votare perché c'è la crisi della politica, perché probabilmente anche a Canegrafe c'è un'offerta politica scarsa, questo vale ovviamente anche per la lista che ha vinto, perché c'è stata una campagna elettorale brutta, la Canegrafe è stata una elettorale molto brutta, fatta male, dove non ci sono stati confronti, dove qualcuno ha continuato a scappare, non so se sta scappando ancora adesso, dovremmo già andare a trovarlo, dove ci sono stati atti intimidatori gravi, perché il problema non è solo scrivere sui manifesti o fare i manifesti, ma poi si arriva a dare fuoco anche alle sedi di partito, è un atto gravissimo. Quindi una campagna sicuramente che non ha invogliato, una campagna sicuramente che non ha invogliato le persone poi anche andare a partecipare al voto. Di questo, come dire, su questo dobbiamo riflettere e dobbiamo fare in modo che la gente poi quindi possa tornare a votare. Un'altra cosa che voglio dire è che io sarò il sindaco di tutti i canegratesi, nel senso sarò il sindaco a disposizione di tutti i canegratesi. 5 anni fa il primo cittadino che è venuto in comune da me si è seduto davanti, me lo ricordo bene, mi ricordo anche il nome che non farò, e mi disse: sindaco, io non sono andato a votare, ma adesso ho un problema. E ho detto: il sindaco è qua per cercare di risolvere i problemi, ce la può fare, non ce la può fare, ma il sindaco ascolta tutti e cerca di andare, come dire, a risolvere i problemi di tutti, sia di chi è andato a votare, sia di chi ha votato per un'altra lista, perché la nostra idea è quella della porta aperta. Io mercoledì sarò lì di nuovo, come ho fatto nei 5 anni passati, mercoledì pomeriggio sarò lì di nuovo a ricevere il pubblico e cercare appunto di andare incontro ai problemi dei nostri cittadini, e sarò lì a parlare, come ho fatto in questi 5 anni anche con il sindaco Risponde, anche con altre iniziative, a parlare con i cittadini guardandoli negli occhi, perché bisogna parlare con la gente guardandoli negli occhi. Io sapete che ho fatto una polemica e continuo a fare in questi 5 anni, che farò ancora probabilmente solamente per i prossimi 5 anni, rispetto a quelli che io chiamo i frustati, gli impotenti dei social, quelli che parlano solo attraverso i social, che magari dicono che sono venuti in comune e poi non li ho mai visti, ripeto, la porta è aperta, si lamentano sempre ma non vengono mai a confrontarsi, non vengono a parlare con le persone, non vengono a guardare negli occhi le persone. Io li invito a venire invece a parlare con le persone e invito anche ovviamente a impegnarsi magari a fare le cose, non basta soltanto lamentarsi, bisognerebbe anche partecipare a fare le questioni, perché sapete, la teoria del lamento è una bella cosa. Quindi io ho detto, e lo ripeto, sarò il sindaco per tutti i canegratesi, ma non sono il sindaco di tutti i canegratesi, questo sia chiaro. E io rappresento una parte, io non sarò mai sindaco dei razzisti, non sarò mai sindaco di quelli che sono contro l'accoglienza, non sarò mai sindaco dei ladri. Il buon lavoro ai consiglieri comunali, a questo consiglio comunale, che sarà sicuramente un consiglio comunale più gentile, questo significa che ci sono, su 16 consiglieri comunali ci sono 8 donne. È davvero una bella cosa. Però una cosa la dico finendo, che noi siamo abituati, io sono abituato comunque a difendere le nostre idee, e quindi, come dicevo Don Gallo,
sbaglio, comunque noi procederemo con forza in direzioni ostinate e contrarie. Grazie.